Hai appena comprato un barbecue a gas? Vuoi creare nuovi piatti, ma le ricette sono troppo complicate? Guarda cosa provo a realizzare io. Ricette semplici per stupire tutti i vostri commensali. Gli ingredienti sono macinato di manzo, macinato di maiale, bacon, pellet da affumicatura, pane grattato, uovo, sale, pepe nero macinato e salsa barbecue. Gli ingredienti per il wrap sono paprika dolce, sale fino, pepe nero macinato, cumino macinato, zucchero di canna, senape in polvere, peperoncino macinato e aglio in polvere. Iniziamo preparando l'impasto per le polpette. Quindi in una ciotola mettiamo la carne di manzo, la carne di maiale, l'uovo, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di pane grattato e cominciamo ad impastare. All'occorrenza aggiungiamo un po' di pane grattato. Ora andiamo a preparare il wrap. Quindi in una scodella mettiamo la paprika, il sale, lo zucchero di canna, l'aglio in polvere, il cumino macinato, il pepe nero, la senape, e il peperoncino macinato. E mischiamo il tutto, cercando di eliminare gli eventuali grumi. Ora formiamo le polpette di circa 50 grammi l'una. Devono essere il più possibile uguali, così cuoceranno tutte allo stesso modo. Ok. Ora, volendo, all'interno della carne si potrebbe aggiungere del formaggio come della scamorza, del brie o anche del cheddar, c'è chi ci aggiunge l'oliva. Noi oggi le vogliamo fare semplici, però le varianti sono pressoché illimitate. Ora andiamo a bardare le polpette con il bacon. Abbiamo tagliato le fettine a metà. Poi con uno stuzzicadenti le andiamo a chiudere.
Ora andiamo a insaporirle su tutti i lati con il nostro rub. E ora in frigo per circa mezz'ora per farle insaporire. Accendiamo il barbecue e lo facciamo andare al massimo per circa un quarto d'ora. In questo modo elimineremo i residui delle precedenti cotture e scalderemo il barbecue. Spazzoliamo la griglia e impostiamo il metodo di cottura in diretta. Io, avendo 3 fuochi, spegnerò il centrale e il laterale di destra e abbasserò quello di sinistra, cercando di mantenere la temperatura del barbecue intorno ai 110-120 gradi. Dove i fornelli sono spenti, andiamo a inserire una leccarda useggetta in alluminio. Questa ci servirà per mantenere pulito il barbecue. Ora andiamo a inserire, lontano dal fornello acceso, il tubo con il pellet da affumicatura e con un cannello da cucina lo andiamo ad accendere. Quando dopo qualche minuto ha preso bene, possiamo andare a soffiarci e da subito comincerà a sprigionare fumo. Inseriamo un paio di sonde in altrettante polpette per monitorarne la temperatura. Dovranno arrivare intorno ai 60 gradi al cuore. E chiudiamo. Ora le andiamo a laccare con la salsa barbecue. Ora chiudiamo il coperchio e facciamo arrivare le nostre Moink Ball a 70 gradi. Wow ragazzi, delle polpette veramente spaziali, un finger food perfetto per qualsiasi vostra serata barbecue. Si sentono tutte le spezie che gli abbiamo messo, si sente l'affumicatura e la laccatura con la salsa barbecue gli dà quella marcia in più che non ve le farà scordare facilmente. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale.
Ti vediamo gli ingredienti.